Cenidio, dove ci siamo visti? In quale corso? Corso Garibaldi, professore, sotto casa sua. Le ho consegnato la pizza sabato scorso. Ah, sì. Ragazzi, prendete esempio dal vostro collega che per pagarsi gli studi lavora come fattorino. Grazie dei complimenti, prof, però io mi emoziono. E poi non vorrei mai nascondermi dietro la scusa del lavoro per dire che non ho studiato. Ammirevole. Comunque bocciato. Ma come bocciato? A vizia è arrivata fredda. La prossima volta studia meno e scende prima a casa. Senta, Ciniglia, ma lei qui in piattaforma risulta prenotato 3 volte e così toglie spazio ai suoi colleghi. Facciamo più attenzione? Allora, insomma, questo è tutto fatto apposta perché io mi sono prenotato 3 volte. Mettiamo caso che voi mi mettete 6 per ogni volta. Faccio 6 per 3, 18, mi trovo e voi mi date l'esame. Io non studio, ma assumetevi e studiate, ragazzi. Signora, lei è Daniela Liguori? No, sono la mamma. Mia figlia arriva fra 5 minuti. In che senso? Sta bagnata a terra nel corridoio. E mica posso aspettare che si asciuga a terra, cara signora. Noi abbiamo fretta. E vabbè, ci fate qualche domanda in meno. Lei ha fatto scena muta. Col diritto al lavoro sta proprio a zero. No, professore, io non ho studiato per un motivo ben preciso. Perché è caduto il governo. Come? Professor, io mi sono detto, siccome mo non si sa com'è la situazione, cioè non lo sanno loro, figuratevi se lo devo sapere io, ho detto, ma va a finire che io studio una cosa, che fra qualche mese viene un nuovo ministro, fa una nuova riforma, cambia le carte in tavola e non vale più a niente. Allora ho detto, c'è il serio rischio che io studio una cosa che non va più bene. Nel dubbio, no, meglio andare sul sicuro e non studiare, giusto? No, ma io me la già in pensione. Avete raggiunto quota 100? Io sì, lei neanche quota 18. Ciniglio, cortesemente, può girare la telecamera per vedere se ha appunti da qualche parte? E non faccia lo spiritoso, io voglio vedere che cosa ha di fronte a lei. Professor, ma che ci sta di fronte? C'è solo... Solo? No, dico... C'è il sole, c'è il sole. Ci sbrighiamo a girare la telecamera? Cosa servono tutti questi bigliettini? Professore, che qui a casa facciamo un sacco di spesa. Vado a fare la spesa e ci vediamo al prossimo appello. Buongiorno. Buongiorno, professore. Iscritta da poco o fuori corso? È fuori corso. Parecchio fuori corso. E che ho interrotto per problemi poi, diciamo, di famiglia. Poi ho trovato un lavoro, un marito, dei figli. Ecco, adesso posso dedicare più tempo alle mie passioni. Certo, certo. Bisogna seguire le proprie vocazioni. Io ho sempre sognato di fare la professoressa di matematica. Diciamo che anche la fisionomia mi aiuta. Che dite? Credo di sì. Però questo è l'esame di diritto privato. Ah, e cosa devo cercare per entrare in analisi? Un buon psicologo. Allora lei è Ciniglio Daniele. No! Come no? Qua sta scritto in piattaforma che lei è Daniele Ciniglio. Questo è quello che vogliono farvi credere. Ma chi? I poteri forti. E chi sono questi poteri forti? Mamma e papà. Sono poteri forti perché comandano loro a casa. Questo in un'aula li fa proprio l'università. Ma tutto a me capita. Io già in pensione. Buongiorno professore! Bocciato! Ma come professore? Non abbiamo ancora cominciato! Scusami, è che l'audio arriva in ritardo! Al massimo in anticipo! No, no, in ritardo rispetto al mio pensiero, perché io appena ti ho visto ho detto no, ti ha chiesto un boccio! Ah! Promosso! A me? Grazie mille! No, a quello di dopo! Io vado così, a sensazione! Daniela, vuoi passare? Però cammini sotto al muro. Vediamo se ci riusciamo stamattina. Mapo, che esame deve fare? Analisi dei farmaci 1. A proposito, dottor, ma i cerotti per il mal di schiena, ma funzionano? Credo di sì. Ah, e allora li prendo. E mi date pure 2 confezioni di Bentelan e una confezione di Tachipirina, quella effervescente. Signor, ma questo è il corso di farmacia, mica la farmacia del corso.